Intanto buongiorno a tutti, vi abbiamo convocato, abbiamo fatto questa conferenza stampa per annunciarvi, per dare seguito a quello che abbiamo come forze politiche detto non più tardi all'incirca di un mese fa, ovvero quello dell'avvio di una stagione referendaria. Sono stati depositati questa mattina 3 quesiti referendari, poi dopo eventualmente entreremo nel merito dei singoli quesiti con i presidenti dei comitati. Velocemente sono 3 referendum propositivi. Uno riguarda la legge elettorale, quello che era stato già annunciato alla festa dell'amicizia non più tardi di un mese fa. Un altro è sull'impossibilità di convertire il credito d'imposta in titoli di debito pubblico. E il terzo quesito riguarda quello di mantenere che rimanga la gestione pubblica delle reti e delle infrastrutture del nostro Stato, quindi telecomunicazioni, acqua, luce e gas. I comitati sono comitati praticamente misti, tutte le forze politiche di opposizione hanno contribuito alla formazione dei comitati, ci sono le 3 presidenze, sono state individuate in accordo con tutti e 3 i gruppi, quindi diciamo così, oggi parte con il deposito, appunto parte quella stagione referendaria che avevamo annunciato, visto che abbiamo un governo che continua imperterrito nella sua opera di diciamo così, finta condivisione, perché ormai non si può neanche più parlare di condivisione, è giusto che su alcuni temi si torni la parola alla cittadinanza. Perché ricordiamolo, faccio un esempio sciocco, quello sulla legge elettorale era stato già annunciato dalla coalizione di adesso.sm di rivedere quella legge il giorno dopo lo svolgimento del primo turno delle elezioni del 2016. Durante il ballottaggio si erano impegnati, ma sulla voce ci viene da dire, in una revisione della legge elettorale. È un quesito che non basta avvolgere la legge, poi dopo Luca, che è il presidente del comitato, magari entrerà più nel merito della questione, e abbiamo cercato di apportare alcuni correttivi alle distorsioni che ha provocato questa legge elettorale. Gli altri, dopo entrano nel merito gli altri 2 presidenti, quindi io, diciamo così, per cercare di stringere, passo già la parola a Luca, che vi illustrerà un attimo il quesito sulla legge elettorale. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, io sono stato individuato come legale rappresentante di questo quesito referendario propositivo per un intervento di modifica della legge elettorale. È un intervento di modifica che non è una riforma, quindi non mette in discussione tutto l'impianto della legge elettorale, che secondo noi ha diversi punti positivi, insomma, e che riteniamo debbano essere confermati, ma va a intervenire esclusivamente in quella che è la fase, diciamo, di svolgimento delle elezioni fra primo e secondo turno, cercando di andare a correggere quella che secondo noi è una distorsione dettata dai numeri del nostro corpo elettorale, che sono numeri molto bassi, delle particolarità quindi del nostro sistema, e che comporta come effetto la restituzione, nel caso di svolgimento di un secondo turno con ballottaggio, di una composizione del Consiglio Grande Generale che non è sufficientemente rispecchiante quella che è invece la composizione politica o comunque la preferenza politica espressa dai cittadini nell'ambito elettorale. Questo che cosa significa? Significa che a seconda delle combinazioni, cioè quindi di quello che succede tra primo e secondo turno e di come arrivano le liste, noi ovviamente questo lo diciamo avendo a mente quello che è successo nell'ultima campagna elettorale, ma dobbiamo ragionare, fare uno sforzo di ragionamento anche in astratto, no? Perché poi i numeri possono essere ancora diversi. Succede che tra il primo e il secondo turno, nel caso in cui ad esempio vinca la seconda coalizione e lo scarto sia notevole al primo turno con la prima, si genera un effetto praticamente per raggiungimento dei 35 seggi, un effetto di assorbimento di seggi dalle altre forze politiche, sia quella che ha perso il ballottaggio sia quella che non è arrivata al ballottaggio, tale da creare una composizione del Consiglio che è completamente diversa da quella che era, diciamo, la prima fase, quella sulla quale si sono espressi i cittadini, tra l'altro aggiungo con la preferenza unica, cioè avendo anche in quella fase espresso la preferenza sui candidati. Quindi noi intendiamo introdurre una modifica che vada a variare le attuali regole, introducendo prima del ballottaggio una fase in cui la coalizione che è arrivata prima, al primo turno,
abbia la possibilità di fare un tentativo di formazione di una maggioranza e quindi di arrivare a un 50% sostanzialmente attraverso un accordo con un'altra lista o più liste o una coalizione tra quelle appartenenti agli altri schieramenti, e arrivando quindi a ottenere una maggioranza che avrebbe solo il vantaggio del premio di maggioranza tra il 30° seggio e il 35°, cioè senza andare a drenare ulteriori seggi rispetto al primo turno. Questo avrebbe di sicuro il vantaggio di formare in Parlamento, insomma in Consiglio Grande Generale, una maggioranza più rispecchiante di un principio di proporzionalità. In caso di fallimento di quel tentativo verrebbe affidato l'incarico alla seconda arrivata. Anche in caso di fallimento di quel tentativo lì, allora si andrebbe al ballottaggio, e in quel caso il ballottaggio rimarrebbe come l'estrema ratio e sarebbe anche giustificato dal fatto che, nonostante il primo turno, nonostante i tentativi di formazione di una maggioranza, non esiste di fatto una maggioranza espressa dai cittadini, e quindi il ballottaggio si giustifica maggiormente. Noi crediamo che questo quesito, se volete, si differenzia un attimo, no, anche dagli altri due. È un quesito che in realtà, voglio dire, noi speriamo possa avere un dibattito aperto e possa, voglio dire, essere aperto anche al sostegno, al contributo di tutti quelli che credono che a San Marino ci debba essere un sistema elettorale che valorizzi al massimo la rappresentatività, lo ripeto, in particolar modo in un contesto in cui, da quando è stata introdotta la preferenza unica, si è ancora di più spostato, no, il valore del voto dalla lista al candidato, e quindi di conseguenza deve essere anche garantito che poi alla fine in consiglio possano sedere, insomma, consiglieri che hanno un numero di preferenze anche no, importante, e che quindi rappresentino effettivamente il maggior numero di consensi espressi sia in uno schieramento di maggioranza sia in uno schieramento di opposizione. Adesso magari mi fermo qui per dare spazio agli altri, poi magari ritorniamo se avete delle domande. Il secondo quesito presentato dal momento cronologico delle presentazioni è quello sul credito d'imposta, dove sostanzialmente si chiede che non possa essere convertito in titoli di debito pubblico. Ok, allora, come diceva Andrea, sarò il legale rappresentante per quello che riguarda il quesito che sottoporrà ai cittadini di esprimerci sulla, per sancire per legge, sulla non convertibilità del credito d'imposta in titoli di debito pubblico. Il quesito è abbastanza semplice. Sappiamo bene che il credito d'imposta negli anni è stato concesso a fronte di quelle banche che assorbivano gli attivi passivi di quelle banche andate in default, e per puntellare, diciamo, il loro bilancio e per non andare loro stesse in crisi, lo Stato ha concesso questo credito d'imposta. Credito d'imposta che veniva concesso a favore di quelle banche che comunque potevano scontarne dagli utili, e quindi dalle imposte GR, da tutte le tasse e anche a volte anche dei contributi. Quindi di fatto il credito d'imposta era un meccanismo in cui lo Stato di fatto rinunciava in un periodo di anni medio lungo, diciamo anche 10 anni, a delle potenziali entrate. Quindi era una ricaduta sul bilancio dello Stato a ricadute rispetto a ogni anno una certa somma, insomma. Ecco, invece, se nel caso in cui venisse convertito in maniera istantanea in titoli di debito pubblico, questo sarebbe un'uscita istantanea del bilancio dello Stato, perché si creerebbe fin da subito debito pubblico. Questo è una cosa a cui lo Stato di San Marino non si può permettere. E ci sono già dei dati molto allarmanti, non ultimo le dichiarazioni di certi segretari di Stato che in questo momento vogliono, dichiarano pubblicamente che andremo a fare 300 milioni di euro di debiti verso l'FMI. Se si cristallizzerà anche questa posizione del credito d'imposta che verrà convertito, questi qui saranno purtroppo da andare ad aggiungere già a una situazione debitoria che è molto gravosa. Quindi
noi vogliamo far esprimere i cittadini rispetto a questo quesito, anche perché si parla di una cifra in questo momento attorno ai 200 milioni di euro, anche perché dobbiamo dire che il credito d'imposta, quello concesso inizialmente, si aggirava attorno ai 100 milioni, in questo momento si vede ulteriori perdite, ma c'è anche da dire forse anche un meccanismo un po' fuori controllo, non si sa bene cosa sia andato, quali partite a perdere siano andate a fronte di questo credito d'imposta concesso. Quindi anche qui adesso noi non vogliamo mettere in discussione con questo quesito, questi sono discorsi diciamo a margine, non vogliamo mettere in discussione lo strumento che ormai ce l'abbiamo lì, ma vogliamo impedire che questo strumento, che lo ripeto, prevedeva lo Stato rinunciava a delle entrate negli anni, se verrà attuata invece la conversione questa uscita sarà istantanea e logicamente che avverrà sullo Stato, quindi vogliamo far esprimere i cittadini su questo quesito. Lascio la parola ad Andrea. Andrea, sì, che vi illustra il terzo quesito, quello sulla ASI. Il terzo quesito è già stato oggetto anche di commenti anche per le forze politiche, perché appunto anche questo era già stato annunciato. Io rappresento il PSD, ma anche il Partito Socialista, nel presiedere questo il comitato sul terzo quesito, anche nell'ottica del percorso di lavoro che stanno facendo i due partiti insieme, e voglio sottolineare anche che credo condividano anche i colleghi, queste presidenze sono presidenze indicate dalla legge, ma i gruppi di lavoro che sono dietro, che noi rappresentiamo, sono gruppi di lavoro diciamo, paritetici, per cui ogni membro che ha partecipato ha un ruolo attivo e la presidenza è solo una funzione richiesta dalla legge. Il quesito è molto diretto e semplice. La nostra azienda oggi detiene quelli che si chiamano asset, cioè beni, infrastrutture importanti. Queste infrastrutture garantiscono a tutti i cittadini l'utilizzo di quelle che sono le risorse primarie già individuate con una legge, e in più sta terminando un grosso investimento nell'interesse della nostra collettività, che è quello sulla rete di telecomunicazioni. Beh, noi crediamo che questo quesito abbia un'importanza fondamentale alla luce anche di quello che si sta valutando, cioè di ricorso al debito estero, e cioè salvaguardare la proprietà di infrastrutture importanti, facendo in modo che per legge siano destinate a rimanere nella proprietà pubblica. Questo garantisce soprattutto i cittadini determinate politiche, che sono politiche sociali, perché il poter continuare a usufruire di un'infrastruttura pubblica che eroga servizi importanti fino ad oggi ha permesso di avere un contenimento nei costi di quelli che sono le utenze, e questa è la garanzia appunto di stabilità dei redditi. Ma per quello che riguarda, per una parentesi sulle telecomunicazioni, un domani questo garantisce prima di tutto alla nostra azienda un importante percorso di sviluppo anche economico, che non è di secondaria importanza, ma garantisce a tutta la cittadinanza l'accesso a quello che è il mondo delle telecomunicazioni in accesso libero. Non dobbiamo dimenticare che a differenza di altre realtà, la nostra è una micro realtà, per cui su certi investimenti il tornaconto economico degli investitori fa pugni per andare a break even con i nostri numeri ridotti, e un'azienda pubblica che fa investimenti a prescindere dalla finalità del ritorno economico, ma che abbia come fine la funzione sociale di determinate infrastrutture, riteniamo che sia fondamentale per garantire l'esistenza dello Stato. Anzi, arrivo a dire che la nostra sovranità nel nostro piccolo la esercitiamo in questo caso proprio anche se riusciamo ad avere garantita il controllo e la gestione su quelle che sono le infrastrutture primarie del nostro paese.